Allora, mister Ferraro, operazione compiuta, tre punti vi portano in una zona più tranquilla, un diretto avversario anche se è arrivato staccato di tre punti, un primo tempo difficile. Più che difficile, un primo tempo inguardabile da parte della mia squadra, dove abbiamo rischiato di andare sotto, ma veramente male dal punto di vista della prestazione, meglio nella ripresa. È chiaro che in questo momento per noi, per tutti, nel girone di ritorno sono importanti comunque i risultati e a volte se vengono anche in seguito a prestazioni non esaltanti ce le prendiamo perché è giusto prendersi, perché comunque hanno, per la vista della nostra classifica, hanno una valenza doppia e comunque siamo a 26 punti ed è un risultato per noi importante. Ripeto, primo tempo per noi bruttissimo. Vabbè, mi ha tolto un pochettino la domanda, ma comunque il secondo tempo lei ha fatto dei cambiamenti, ha fatto un cambio consistente, un doppio cambio subito all'inizio, proprio prima del fischio della seconda frazione, e lì il Locri è cambiato, è stata la vivacità di Papaleo, è stato spostare Artuso in centrocampo e quindi poi l'ingresso di Viscomi che con due gioiellini personali ha anche risolto la partita, oppure il Corigliano che si è un pochettino adagiato. Questo non lo so, perché degli altri non lo so, sicuramente noi abbiamo cambiato un po' pelle, abbiamo trovato più equilibrio, un po' più incisività, poi guardi, io avevo preparato una partita sulla base di un sistema di gioco avversario che è stato sempre più o meno lo stesso, oggi ci siamo trovati contro una squadra che ha giocato 5-4-1 con due esterni di gamba alti che potevano ripartire e farti male, compresa anche una buona fisicità della prima punta. Per cui lì diventa, quando hai due linee ordinate come sono loro, anche perché sono una squadra che è un ottimo allenatore, deve avere veramente della qualità importante, qualità nel gioco e in velocità, e questa noi non l'abbiamo avuta nella prima parte in assoluto. Nella seconda parte abbiamo cercato di mettere un po' più di consistenza lì davanti e poi ritengo di fare un plauso, perché quando si entra e si dà una svolta alle partite, credo che Viscomi abbia dimostrato di essere un giocatore di qualità importante.